Beh, i messaggi da lanciare ci sono, Ce ne insomma, sono sono tanti, tanti, insomma, a partire da noi stessi cilentani, che talvolta abbiamo perso anche abbiamo l'abitudine, perso. insomma, di seguire la dieta mediterranea, così ai ristoratori. Ecco, ci sarebbero tante situazioni da analizzare. Intanto, però, la città ci propone queste notizie in primo piano: dal porto a mezzi militari agli islamisti, giallo sui container sequestrati a Salerno, erano diretti in Somalia. Poi Agropoli, violenta bufera di vento, alberi spezzati e strade KO. Sempre per quanto riguarda la città, a Eboli caos parcheggi, ripristinati gli abbonamenti per la sosta, a Battipaglia elezioni comunali, in campo gli sponsor di Onnembo Junior, e a Capaccio abbiamo visto l'imprenditore perde la vita in un incidente avvenuto ieri tra Potenza e Melfi. Nelle pagine interne della città c'è spazio anche per il Parco Nazionale. Ecco, direttore, commentiamo insieme questa notizia. Il parco spreca soldi, la forestale usi una sede dell'ente. Il comune di Vallo vuole la palazzina per affidarla alla polizia, pagano il fitto ma hanno uffici rimessi a posto e mai usati. Il riferimento all'attuale sede della forestale di proprietà del comune di Vallo, così apprendo insomma da Sì, questo di articolo. proprietà della Promiscua, diciamo Comune di Vallo al 50%, Canalonga e Novi Ah, al i tre comuni, perché 25%, una tre volta comuni. Però ospitava. diciamo ormai la vicenda si è praticamente conclusa, nel senso che diciamo, l'ente parco è un po' di tempo che sta discutendo con il comando regionale, con il generale Costa sul trasferimento. Ci hanno chiesto di fare una serie di adeguamenti per la sede, perché quello nasce come centro operativo permanente. E che diciamo giustamente l'ente parco lo ha destinato a sede del CTA, che dovrebbe gestire questa struttura, e ci hanno chiesto una serie di adeguamenti che abbiamo ultimato Quindi la da forestale qualche dovrebbe mese. Dovrebbe trasferirsi a località trasferirsi Montisani. sì, il CTA, perché l'ente parco ha l'obbligo per legge di dover fornire una sede al CTA. Ci sono stati i nostri soliti, diciamo, ritardi per intoppi, per i lavori e tutto, ma ormai Si si è sta tutto lavorando, concluso. No, si è insomma. conclusa la vicenda, perché recentemente sono stato a Napoli dal generale, che ha mandato una comunicazione sia a me che al CTA, al comandante del CTA, per dire iniziate le operazioni di trasferimento. Quindi a breve, Quindi tra adesso poco, il insomma, possiamo traslo no, tranquillizzare è tutto a posto. È tutto a cioè, posto. la Abbiamo risolto vicenda anche è questo già problema, sì, risolta, quindi tra che poco si sta verremo ad trascinando da un po' di inaugurare la tempo. nuova sede Sì, della forestale, certo. insomma. Allora, chiarita questa vicenda, sempre sulle pagine del Cilentodiano, Alburni, anziani derubati in casa e allarme, colpo in pieno giorno a San Mauro Cilento, la Carfagna scrive al ministro Alfano. E poi a proposito di dieta mediterranea, insomma di longevità, si sono, come dire, spente due importanti testimonianze in tal senso a Casaletto Spartano, nonna Rulita e Filomena, addio dopo un secolo di vita, una aveva 102 anni, l'altra ne avrebbe compiuto tra poco 108. Anche questo è il risultato, insomma, della dieta mediterranea al centro di importanti studi. Poi c'è un'altra vicenda per il direttore: l'emergenza cinghiali devastano il giardino della villa, danni ingenti. E questa è davvero una vicenda che sta preoccupando non solo i cittadini del parco, ma anche l'ente parco, direttore. Sì, Ecco, sì. perché diciamo che quanti notti non ha dormito per No, questa no, vicenda? vabbè. Tranquillo il direttore, diciamo No, che i tranquillo, tranquillo, no, il cinghiali. problema esiste, per C'è il carità, problema. ed è stato accentuato dalla trasmigrazione dei cinghiali dalle parti interne verso i coltivi, verso l'acqua, e quindi verso zone maggiormente abitate, e quindi l'allarme è Sono giustificato. diverse Anche su questo, soluzioni. no, anche su questo in realtà si sta lavorando. Noi abbiamo dei telecontrollori che agiscono sul territorio, ma sono pochi. A fine ottobre inizierà il corso per formare altri telecontrollori. Inizieremo anche con delle catture. L'ente parco che viene. Il parco che viene in qualche modo ritenuto responsabile di questa situazione è la prima vittima di una situazione del genere, del modo, insomma, della nostra schizofrenia, della nostra, che io dico sempre, il problema è sempre antropologico. Abbiamo fatto emissioni di cinghiali fino agli anni, fino al 2004 nelle aree È chiaro contigue, e che poi poi la situazione è scivolata di per la mano. caccia, e quindi, ma questa è un'emergenza che è in tutta Italia, perché si è verificato lo stesso fenomeno in tutta Italia. Poi chiudiamo alla caccia alcune aree, e chi gestisce quest'area poi deve subire non solo dei danni per l'agricoltura, ma noi in effetti molte risorse sono impegnate in questo,
in questa vicenda, perché a diciamo parte che molti sindaci però hanno preso, come dire, la palla al volo, sì, partire dall'emergenza cinghiale per attaccare poi il parco a 360 gradi. È lo sport più in voga, ma anche in tutte le altre aree. L'altro giorno ho fatto un incontro con i presidenti delle comunità montane proprio per partire con le catture e per avere le sedi per fare i corsi, e il mio appello è quello che, se vogliamo in qualche modo tamburare il problema, come al solito non dobbiamo metterci l'uno contro l'altro, ma lavorare insieme. Quando abbiamo dimostrato con tutti gli strumenti che la normativa ci mette a disposizione che non riusciamo a fronteggiare il problema, ma ancora non ci siamo riusciti perché ognuno ha il suo modello di gestione del cinghiale che non sempre cozza con quello che è la normativa, a quel punto potremmo, quando abbiamo messo in campo tutte le azioni previste dalla normativa, non ci siamo riusciti perché, ripeto, quando alcuni anni fa abbiamo messo in campo i primi telecontrollori, erano osteggiati da tutti, da alcune amministrazioni comunali, dai bracconieri, dai cacciatori, quindi è difficile. E anche nel campo del cinghiale bisogna capire che bisogna collaborare tutti quanti insieme per poter in qualche modo fronteggiare il problema. Se ognuno va per la sua strada non riusciamo né ad affrontarlo né a risolverlo. Ogni altra emergenza del territorio è come ogni progettualità. Prego. Io volevo dire che nella prima sessione, venerdì pomeriggio, quando ci sarà l'inaugurazione del convegno, avremo la testimonianza di un siriano, di un archeologo siriano che si chiama Saman Daoud, e che ci verrà a portare proprio una testimonianza del suo paese, ma anche della cultura e del cibo nel Mediterraneo. Quindi alla fine siamo riusciti ad avere questa persona che, diciamo, un po' è stata un'eccezione, insomma, avere l'importanza dei relatori. E poi ci sarà naturalmente il rappresentante della Fondazione UNESCO della Regione Sicilia, quindi si parlerà di ambiente, di UNESCO e di dieta mediterranea. Allora, un importante 3 giorni a Vallo della Lucania è già iniziato, perché mentre noi siamo qui a parlare, insomma, presso l'ex convento dei Domenicani, i lavori probabilmente sono già iniziati, quindi dobbiamo liberare il direttore del parco. Un invito, direttore, insomma, non solo ai vallesi ma ai cilentani ad unirsi, cioè, a partecipare per affrontare tutti i problemi. Li invitiamo anche ad Expo, insomma, a venire il 16 e il 17, insomma, noi vi seguiremo passo passo, non solo in questi 3 giorni ma anche ad Expo. Invito allora, direttore, come chiudere, come salutare i nostri telespettatori? Sì, sì, no, ripeto sempre lo stesso concetto. Vi invito a partecipare a questi 3 giorni, ma non perché l'ha organizzato il parco insieme con l'associazione, ma perché è importante stare insieme, perché soltanto stando insieme possiamo affrontare tutti i problemi e tentare di risolverli, altrimenti non andremo da nessuna parte. Un'altra cosa importante: oggi pomeriggio c'è una mostra. Ecco qua, tutto da seguire. Sì, il programma. C'è una cosa che mi ha fatto venire in mente dicendo del siriano: c'è la mostra di un ragazzo autista che ha trovato, che disegna lupi. Sì, e quindi oggi pomeriggio ci sarà anche questa mostra, che è qualcosa veramente di toccante. Quindi si parte dalla dieta mediterranea perché poi, siccome abbiamo un progetto che è il monitoraggio dei lupi con gli altri parchi, ci è sembrato molto carino esporre i quadri di questo ragazzo che, diciamo, esprime il suo modo di vivere disegnando lupi. È una cosa molto molto particolare. 3 giorni tutta da vivere intensamente. Allora, il suo saluto, il suo invito. Il mio invito, io sono di Vallo, e per me è un orgoglio, insomma, averlo potuto fare proprio qui nel centro, per cui le persone potranno salire con facilità in ogni, o nel Palazzo Menente oppure nell'Aula della Cultura, soprattutto nel pomeriggio di venerdì, perché diciamo, è un argomento di interesse comune. La giornata di sabato, che un po' solo per gli addetti ai lavori, comunque è aperta anche alle persone che vorranno venire a curiosare o comunque ad apprendere qualche cosa che possa essere utile per la loro salute. E quindi ci farebbe proprio veramente piacere che Vallo rispondesse bene a questo evento. Allora, grazie al direttore del parco Angelo De Vita, grazie a Maria La Gloria dell'associazione e della segreteria organizzativa del secondo convegno internazionale dell'associazione Dieta Mediterranea Ansel Keys di Pioppi. Allora, ci fermiamo qui, è tutto per la rassegna stampa odierna, restate con noi perché anche attraverso il nostro telegiornale continueremo a proporvi passo passo quello che è il salone della dieta mediterranea e gli eventi in programma da oggi fino a sabato. Grazie, arrivederci.
Questo programma è stato offerto da Infante, calzature e pelletterie, a Vallo della Lucania, in via Angelo Rubino, e ad Agropoli, in via Pio X 70. Infante Calzature,